come è stata intesa. Ora, il problema generale qual è? Il problema generale è che, perlomeno nel nostro ordinamento, se vogliamo rimanere in un ordinamento di natura liberale, la cura è una libertà. Bravo. Cioè, la cura è una libertà. E quando diventa obbligatoria la cura, quando diventa un danno per i comunitari. A lei della comunità non gliene frega niente. Quando della comunità, di altri che possono essere infettati, ammalarsi, a morire, a lei non lasciami parlare, Cristo, no! Ne parla da tre ore, non ne possiamo più. Anche perché dice cose insopportabili, professore. Ma cosa ho detto di insopportabile? Gliele elenco tutte. Che vuole essere un sovranista, antiglobalista e antinazionalista. La vaccinazione. Potevi venire nella... Verrò se mi inviterà. Questo è nel segmento precedente. La stessa cosa. Adesso posso fare, un'obiezione? Una per volta. Se non vuoi lasciar finire di parlare. Parla, vai, parla. Do ancora la libertà di cura limitata dal fatto che in certi casi... è necessario l'intervento quando diventa un problema sociale. Come stava quando diventando, c'è, quando c'è, non quando è diventato, c'è. Ma grazie al decreto Lorenzini. Vabbè, ciao. Molto felice di questo. No, però, veramente prego, molto felice. Ecco che cosa sono i sibac. Con queste posizioni vinceranno sicuramente gli altri. No, non vinceranno, perché la gente non vuole morire e far morire i suoi allora, figli. Il bambino... Allora, va bene. Il bambino è un bambino sano. Stiamo calmi. Non infetta nessuno. C'è tempo. Possiamo tornare... chi ci guarda sa che qui si fanno delle trasmissioni molto articolate, abbiamo delle inchieste anche molto approfondite. E c'è il tempo di discutere. Sì, chi se ne va sbaglia sempre. Allora io volevo fare una piccola obiezione, possibilmente fuori da questo clima da stadio che francamente non capisco. Che sui vaccini è particolarmente frequente, non riesco a capire qualcosa a che divide tantissimo. Divide bisogna capire perché. La vita e la morte. Allora. Divide, ma non c'entra, secondo me non c'entra la salute. La vita e la morte, che in realtà io ce l'ho sempre con Steve Jobs, però vabbè, perché diciamo che la distruzione delle società civilizzata è cominciata con i social media, ma questo è il mio punto di vista molto personale. Vaccini. E il punto cruciale è il seguente, qui non c'entra niente la libertà di cura. Ah no. Scusi, però io non l'ho interrotta, l'ho ascoltata con la massima attenzione. Qui non c'entra niente la libertà di cura. No. Qui si tratta di una misura sociale di prevenzione doverosa e obbligatoria di possibili epidemie. È responsabilità precipua di uno Stato democratico, ma anche non democratico, sulla base di informazioni scientifiche accertate, prevedere l'obbligatorietà. E come, scusami.